Oggi è il 15 di settembre dell'anno 2012, come sapete tutti, e però mi piace dirlo perché questa è la seconda giornata di operatori finanziari in piazza. La seconda giornata di questa manifestazione che Assofinance, Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti, ha voluto per portare la finanza in piazza finalmente, e da quanto risulta a noi, questa è in Europa la prima volta, cioè è la prima volta in Europa che la finanza scende in piazza per cercare, accettare, incentivare il confronto con i cittadini. Perché, come emerso ieri abbondantemente, i comportamenti della finanza hanno un riverbero diretto sulla vita dei popoli. Lo vediamo per quello che sta succedendo in Grecia, lo sopportiamo sulla nostra pelle in Italia, qualcosa iniziano a sentire anche i francesi, secondo me anche i tedeschi hanno le loro difficoltà, ancorché siano molto bravi a gestirle, e gli spagnoli sono tra quelli che soffrono particolarmente. In sintesi, la finanza in piazza perché se la finanza adotta comportamenti deviati, questi comportamenti deviati hanno un effetto che produce un conto che poi si presenta ai popoli e si chiede ai popoli di pagare il conto. Ieri abbiamo avuto a questo tavolo illustri relatori. Credo che possiamo affermare di avere concentrato a questo tavolo per queste tre giornate l'intelligenza massima, la capacità intellettuale, la competenza e particolarmente nei temi finanziari ed economici più elevata nel nostro paese e fuori. Oggi per esempio abbiamo il professor Chevalier che arriva da Parigi, abbiamo il grande professor Altman che arriva da New York, e quindi lo ringraziamo tutti e due perché hanno preso un aereo per arrivare qui oggi e quindi hanno fatto uno sforzo in più rispetto a noi che viviamo in Italia. Quindi Assofinance li ringrazia, professor Chevalier, anche lei c'è. Ieri di cosa si è parlato in particolare? Ieri abbiamo cercato con i nostri relatori di trovare una spiegazione alle origini della crisi. La finanza, il ruolo della finanza nell'origine di questa crisi è parso evidente, molto forte il ruolo della finanza all'origine della crisi. Abbiamo parlato, siamo entrati nel dettaglio dell'operatività finanziaria con un intervento specifico sulla redazione dei prospetti informativi, che non sono altro che quell'insieme di fogli che riepilogano per il sottoscrittore, quindi per il risparmiatore, le condizioni di contratto proposte di volta in volta dall'industria finanziaria ai risparmiatori per l'allocazione delle risorse finanziarie. Sul tema dei prospetti si è scatenato un vivace dibattito, confronto sul come sia meglio informare i sottoscrittori, i risparmiatori, circa le condizioni del contratto. Perché i risparmiatori devono imparare e per sempre e non ricordare mai che ogni volta che firmano per sottoscrivere un servizio di investimento stanno sottoscrivendo un contratto tra l'altro che non hanno scritto loro, non hanno consultato il loro legale, non hanno consultato i loro ingegneri matematici, non hanno consultato i loro statistici, ma sono chiamati solo a firmare questo contratto. Quindi attenzione, questo è emerso ieri e il tema trattato ieri è appunto su come rendere più semplice la comprensione di questi contratti ai risparmiatori affinché sbaglino meno, forse. E la questione principale trattata è relativa alla descrizione dei rischi, cioè usiamo parole per descrivervi i rischi con il potere che hanno le parole anche di confondere, oppure usiamo i numeri. Perché se un risparmiatore legge che 2 è un numero inferiore a 3 o che 3 è maggiore di 2, forse è facilitato nel comprendere l'opportunità per lui di sottoscrivere quel contratto.
Abbiamo parlato anche del ruolo delle agenzie di rating. Ci siamo complimentati con Alessandro Settepani, giusto? Alessandro Settepani, che ci ha messo la faccia. Lui è uomo di Fitch, una delle tre grandi agenzie, però ha avuto il coraggio, e io apprezzo molto che ha coraggio, come dire, anche la lealtà, no? Questa lealtà espressa nell'essere qui con noi. Però quello che alla fine ci siamo portati via, secondo la mia personalissima sintesi, è che in realtà le agenzie di rating non fanno altro che esprimere una loro opinione sulla affidabilità di un'azienda così come di uno Stato qualunque. E pertanto nessuna censura dovrebbe essere ammessa, prevista per chiudere la bocca alle agenzie di rating che non fanno altro che esprimere un'opinione. Io questo lo capisco e credo che lo possiamo capire tutti. Quello che c'è da aggiungere comunque che cos'è? È che al di là di questo diritto sacrosanto, soprattutto nelle democrazie, anzi particolarmente nelle democrazie, di esprimere liberamente la propria opinione, confligge chiaramente e particolarmente, ce ne rendiamo conto negli ultimi anni, con il potere delle agenzie di rating. Queste agenzie di rating, nel mentre esprimono la loro opinione e ultimamente molto spesso sugli stati, associano a questo diritto che hanno, come tutti, di esprimere la loro opinione, una potenza mediatica straordinaria ed un'autorevolezza altrettanto straordinaria che purtroppo abbiamo visto rovesciarsi anche con forte accanimento verso gli stati, verso alcuni governi, tanto da comprendere perfino la pretesa di assumere il ruolo di guida delle politiche interne dei paesi. Ecco, questo forse dovrebbe essere rivisto, salva ovviamente, come per chiunque, l'opportunità di dire liberamente, di esprimere liberamente il suo pensiero. Oggi abbiamo anche il grande piacere di avere qui un rappresentante del Senato italiano. Io sono particolarmente contenta perché è una donna, perché sono contenta del fatto che le donne possono fare di più e meglio, ma non per altro, perché francamente fin qui il governo del pianeta è rimasto nelle mani dei maschi, degli uomini, e i risultati insomma sono un filino discutibili, quindi almeno che sia data alle donne l'opportunità di cimentarsi per vedere se riusciamo a fare così come è stato fatto fin qui o se invece magari riusciamo a fare qualcosa di meglio, no? Io di questo sono abbastanza convinta per una ragione molto semplice: le donne creano la vita, cioè generano la vita, e lo fanno anche con una buona dose di sofferenza, tant'è che io ho deciso di non far figli anche per questo. E quindi in quanto creano la vita, le donne hanno per la stessa vita un sacro rispetto che i maschi forse dovrebbero coltivare un po' di più. Quindi Marilena Adamo oggi rappresenta il Senato della Repubblica Italiana, è una persona che stimo molto, perché non è vero che la politica è tutta da cancellare, non è vero che la politica è tutta da rimuovere. Marilena Adamo, io la conosco da anni, è un politico di professione, ma che lavora dal lunedì alla domenica, ve lo assicuro. E quindi noi avremo bisogno di molti politici come Marilena Adamo. Marilena Adamo, con Cinzia Bonfrisco, di cui spero il mio vice leggerà il saluto, perché non ha potuto essere fisicamente presente oggi. Comunque sono due donne, senatori della Repubblica Italiana, che hanno aiutato attivamente, cioè hanno fatto delle cose per aiutare la nostra categoria ad affermarsi nel nostro paese, così come è accaduto benissimo nel resto dell'Unione Europea. Perché quando nel 2007 in Italia è stata recepita la MIFID, in Italia, per fare i diversi, come spesso ci piace fare, abbiamo introdotto regole non previste da MIFID, non applicate dagli altri Stati dell'Unione Europea, ma che di fatto avrebbero impedito ai consulenti finanziari indipendenti di operare in Italia, con il risultato di togliere ai risparmiatori italiani l'opportunità dell'unica protezione possibile, cioè quella di affiancarsi ad un tecnico fuori dai conflitti di interesse per poter decidere con serenità quali investimenti sottoscrivere e quali lasciare perdere. Quindi le ringrazio, perché in qualche modo la consulenza finanziaria deve la sua vita a queste due donne, e sono donne politiche di professione.
Io adesso do proprio la parola a Marilena Adamo, che rivolge un saluto a tutti noi, e quindi grazie Marilena. Dopodiché la prima tavola di stamattina sarà moderata da Rita D'Ecclesia, che è una professoressa di metodi quantitativi alla Sapienza a Roma. Ha scritto una tonnellata di libri, tutti fitti di numeri, perché la matematica quantitativa è un insieme di numeri terribile, sconcertante, e insegna anche a Londra, alla Birkbeck, e si occupa anche in quel caso di strumenti finanziari. Grazie a quelli che sono presenti, a quelli che verranno, perché credo arriveranno ancora molte persone. Marilena, a te la parola.